al prossimo panel. I temi, come vedete, sono strettamente connessi. Questo è il panel, diciamo così, sugli aspetti di finanza agevolata, ma abbiamo appena detto che l'argomento è strettamente collegato alla trasparenza. Vengo subito a Nicola Bonfiglio, che lavora in Invitalia, ma presso la direzione generale del MISE che si occupa di incentivi. Con te vorrei commentare subito alcuni dati, cioè sono molti di più questi nell'osservatorio, alcuni dati del fondo centrale che ti fanno vedere come appunto sono cresciute in maniera diverse i portafogli prodotti dai confidi, e c'è anche un confronto però qualitativo sulla rischiosità. Ma anche verso confidi, appunto. Nicola, a te. Ciao Salvatore, buongiorno a tutti, relatori e partecipanti, grazie per l'invito. Prima di commentare questi dati, un minimo, diciamo, di contesto, in quanto il 2020 è stato un po' un anno particolare per il fondo di garanzia, no? È stato un po' un nuovo anno zero per il fondo di garanzia. Quindi questi numeri vanno un po' contestualizzati rispetto a quella che è stata anche l'operatività del fondo. Nel 2020 il fondo di garanzia è cresciuto del 1300%, la garanzia diretta è cresciuta molto, siamo su 1600%, quindi sono numeri veramente eccezionali, numeri che poi portando il confronto aprile su aprile, cioè aprile 2019 su aprile 2020, sarebbero ancora più importanti. Detto questo, devo dire che questi numeri in questa slide sono comunque sorprendono in senso positivo, o almeno hanno sorpreso me, in quanto dimostrano una certa vitalità dei confidi e soprattutto dei confidi minori, anche in rapporto a quelli vigilati. Non tutti i confidi minori, ma una buona parte ha reagito, diciamo, ha risposto alla chiamata. E non solo in termini numerici, qui si parla insomma di un aumento del 157%, che è importante, ma anche in termini di qualitativi, cioè di composizione del portafoglio, rispondendo in maniera diversa, diciamo, rispetto a quella che è stata anche la risposta che è stata fatta nella precedente crisi, in cui i confidi hanno forse incamerato troppo rischio, scontandolo poi negli anni successivi. Qui invece vedo una gestione più attenta. Chiaramente c'è sempre un'attenzione per le imprese in una fascia, diciamo, di rischio, diciamo, che le espone un po' più a un razionamento, però devo dire che c'è un'attenzione più alla selezione. Anche qui questi numeri vanno letti un po', anche la parte qualitativa, diciamo, qualche attenzione ce la pone, perché non penso che questi dati non vedano ancora i bilanci 2020, c'è l'effetto della moratoria che è un po' sterilizzato, alcuni effetti che vedremo dopo. Quindi secondo me anche qui vanno un po' contestualizzati questi numeri. Detto questo, è un mercato, questo dei confidi minori, che ha risposto, e adesso credo che la scommessa sarà sul futuro, quando, diciamo, le coperture del fondo di garanzia necessariamente dovranno un pochettino essere riviste e andare verso valori fisiologici, e quindi quando i confidi che saranno chiamati a prendersi una parte più importante del rischio, vedere se questa risposta, diciamo, permane, se questi confidi possono effettivamente andare a cogliere un fabbisogno di mercato, una parte diciamo, di credito che le banche magari sempre meno, diciamo, attenzionano. Grazie Nicola. Senti, ma ti faccio un'altra domanda proprio su come lo vedi questo, il ritorno, la prospettiva del ritorno alla normalità, diciamo così, del fondo centrale. Ci Guarda, vuole lo vedo rimesso alla sensibilità del policy maker, che deve essere particolarmente bravo a seguire, diciamo, i segnali di miglioramento che cominciano ad arrivare dal punto di vista economico, e quindi gradualmente cercare di abbassare, diciamo, le coperture, diciamo, il set oggi delle modalità operative del fondo,
in risposta a questi segnali di miglioramento, perché credo che necessariamente il fondo dovrà ritornare verso questi valori fisiologici, non tanto per ridurre, diciamo, il fabbisogno finanziario che il fondo, che questa, diciamo, operatività rafforzata del fondo ha richiesto. 2020-2021 ha richiesto 19 miliardi di stanziamenti per la copertura di questo maggiore fabbisogno. Sono un po', è un po' una vecchia manovra finanziaria, solo il fondo di garanzia è stata, no? Ma non tanto per questo, anche perché personalmente vedo dei rischi distorsivi rispetto ad un intervento pubblico di garanzia così forte, se protratto in maniera ingiustificata rispetto alla situazione sottostante. Certo. Perché, diciamo, le banche dovrebbero in un'economia di mercato prendersi il rischio, e perché le imprese in un'economia di mercato efficiente dovrebbero fare impresa assumendosi anche il rischio, che sono, diciamo, è un fattore, diciamo, necessariamente collegato a quell'attività. Quindi, diciamo, però ecco, molto starà alla sensibilità del policy maker di seguire il miglioramento e gradualmente abbassare le coperture verso un ritorno, si spera. Grazie Nicola. Mi fondo su Silvia, perché come dicevo siamo un po' in ritardo. Silvia Ricci, che anche lei di Invitalia, anche lei presso la DGI. Silvia, forse non tutti sanno che il Fondo Centrale di Garanzia è alimentato anche dalle regioni che usano soprattutto i fondi europei. È una cosa molto interessante che questi soggetti, invece di fare degli strumenti propri, abbiano convogliato le risorse su questo tema per fare ordine. Ci dici di più? Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Rispetto alle sezioni regionali del Fondo di Garanzia, dato per assodato il ruolo di strumento di incentivazione pubblica molto efficace del Fondo, grazie alle opzioni consentite dal cosiddetto decreto fundraising, è stato possibile, attribuire al Fondo di Garanzia altre risorse di carattere regionale o delle province autonome, con il fine di sfruttare al massimo i margini di addizionalità del fondo nella concessione delle garanzie. Per cui che questo, da un punto di vista, questo assetto, da un punto di vista gestionale, è stato impostato e coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso, appunto, procedure e convenzioni omogenee che consentivano, appunto, alle regioni di apportare le proprie risorse ordinarie, quindi del bilancio regionale, oppure unionali, prevalentemente risorse FESR, esclusivamente risorse FESR, nell'ambito delle quali però ciascuna regione, ciascuna amministrazione può declinare le proprie preferenze in relazione, quindi nell'ambito delle modalità operative consentite dal fondo, ma in relazione al contesto e al tessuto imprenditoriale locale, che conosce ovviamente molto bene. Questo, questa opzione, questa possibilità. Oh, ci siamo persi Silvia? Ai noi. A questo punto io devo ovviamente passare a altre domande. Eccola. Io vi vedo, non so che è successo. Tranquilla, vai avanti allora. Mi sentite. Non so se si era interrotta forse nel momento in cui dicevo che questa opzione, questa possibilità di attrarre anche risorse regionali ha avuto un inizio soft nella programmazione 7-13 con solo 3 regioni. Siamo adesso, nella slide che era poco fa pubblicata, siamo arrivate a 12 sezioni regionali, per lo più alimentate con risorse FESR, nelle quali sono confluite 437 milioni di euro, quindi registrando anche un avanzamento, un incremento rispetto al 2019. Nel 2020 c'è stato un incremento del 62% delle risorse appostate dalle in termini di utilizzo di questo budget, quanto è stato già? Allora, in termini di utilizzo, se parliamo, diciamo, dell'utilizzo, dobbiamo basarci sulle regole europee, per cui in termini di utilizzo si parla dei versamenti che avvengono in tranche sulla base dell'avanzamento dell'operatività delle sezioni. Siamo adesso ad un versamento di, sempre nella slide era scritto, di circa 167 milioni, ma possiamo dire già che un elemento importante del Fondo di Garanzia
è la leva finanziaria che queste risorse versate attualmente generano, diciamo, avendo consentito di fatto al 31/12/2020 l'erogazione di prestiti, di finanziamenti per 1,3 miliardi. Se si potesse aprire la slide si vedrebbe un po' più chiaramente, perché io la vedo piccola, non so poi, ecco, ok. Quindi, eccola. Quindi diciamo al 31/12 la spesa ammissibile, nel senso di spesa versata materialmente alle sezioni, è di 167 milioni. Questa spesa ha generato finanziamenti erogati per 1,3 miliardi, ai quali conseguono 1,5 miliardi di investimenti. Quindi diciamo l'impatto è importante, l'impatto, diciamo, dell'attuazione di questo strumento, che è andato a favore di... al 31/12 di 14.000 imprese, quindi insomma un risultato importante, significativo. Ottimo, sì. Grazie Silvia. Grazie. Passerei a Lidia Schmidt, responsabile finanziaria presso gruppo Cassa Depositi e Prestiti, con il quale parliamo di questo plafond Confidi. Sono ben 500 milioni di euro che CDP mette a disposizione dei Confidi, li presta e provvista affinché i Confidi a loro volta eroghino credito del PMI. Ovviamente è riservato ai Confidi 106. Livio, ti chiederei innanzitutto come nasce questo accordo che avete stipulato con Asso Confidi, qual è la filosofia di fondo? Perché è la prima volta che vi vedo interloquire direttamente con i Confidi, ma potrei sbagliarmi, quindi nel caso mi correggerai. Vai Livio. Sì, grazie Salvatore, grazie a tutti. Diciamo che in realtà è un'evoluzione di un primo accordo sottoscritto nel 2019, in cui, lo dico con franchezza e trasparenza, in quella fase non avevamo dato apertura anche all'attivazione di linee di funding, che pure c'erano state richieste in quella fase, e che invece ci siamo convinti ad attivare nell'ambito delle misure, insomma, anticrisi per l'emergenza Covid, perché abbiamo colto in questa possibilità quella di andare a intercettare un fabbisogno di accesso al credito su soggetti più piccoli, in cui altrimenti riscontravamo una certa difficoltà anche dagli operatori bancari più tradizionali a soddisfare quella nicchia di mercato. Quindi è un'evoluzione di un rapporto di collaborazione che direi proficuo. Per descrivere un po' lo strumento e i risultati, dicevamo 500 milioni, ovviamente un numero importante, ma che per noi rappresenta una base, diciamo, di una collaborazione pluriennale, evidentemente, in cui CDP mette a disposizione funding con durate che vanno dai 2 a 7 anni, con una frequenza mensile, 2,5 milioni per massimo al mese per ciascun operatore, per andare un po' con gradualità, ovviamente finanziamenti per qualsiasi finalità, quindi investimenti e circolante, con un quadro di garanzie diciamo strutturato, che però ha dei benefici. Cioè noi chiediamo come sempre ai nostri profondi provvista, anche quelli con le banche, la cessione del credito in garanzia. In questo caso chiediamo anche che quel credito sia assistito sempre da una garanzia del fondo PMI all'80%. Ci associamo un pegno in titolo di Stato per il 25% dell'esposizione, in modo da configurare lato CDP questo intervento come un intervento fondamentalmente a rischio Stato, e che quindi, diciamo, nella valutazione e poi nel pricing che riusciamo a offrire ai Confidi, ci consente di operare in linea con i nostri costi di raccolta, che sono agganciati ai livelli del BTP. Quindi la presenza di un quadro cauzionale importante, ma che si basa poi con la collaborazione tra i Confidi e il fondo PMI, che ovviamente è una collaborazione storica, consolidata, risalente, molto strutturata, fa sì che poi noi riusciamo, appunto, di fatto oggi ad andare su tassi molto competitivi, sostanzialmente, considerando l'andamento del BTP, noi oggi fino alla durata a 5 anni riusciamo a erogare provvista a tasso zero, e sulla durata a 7 anni, alle attuali condizioni di mercato, i costi della provvista CDP sono marginalmente positivi.
ovviamente è molto equilibrato. Ma ovviamente per favorire le imprese, no? Certo, e i consigli hanno vincoli sui tassi da applicare? Diciamo, noi da sempre adottiamo un approccio di grande trasparenza sulle condizioni che noi applichiamo. Chiaramente noi non entriamo nelle valutazioni creditizie dei singoli operatori, non avremmo titolo a farlo. Imponiamo però che nei contratti di finanziamento tra il Confidi e l'impresa sia messa in chiaro la durata e il costo della componente di funding di CDB, in modo che poi l'impresa può ricostruire, diciamo, nel tasso finito la valutazione del rischio di credito applicata dal Confidi, e quindi agli elementi anche per introdurre un po' un elemento mondiale e di trasparenza. Aggiungo un elemento importante, sì. È provvista di scopo, è finalizzata, quindi noi abbiamo anche un principio in cui se entro 3 mesi da quando noi mettiamo a disposizione questa provvista non ci viene rendicontata, quindi non ci viene dimostrato l'utilizzo, chiediamo l'estinzione anticipata obbligatoria, proprio perché è una provvista finalizzata a favorire l'accesso al credito delle imprese. Senti, in termini di volumi come sta andando? Se posso, sì, qualche primo dato sui risultati, un'operatività che ha avuto la prima erogazione a dicembre, ovviamente un'operatività nuova, devo dire abbiamo riscosso un fortissimo interesse da parte dei Confidi vigilati, 25 si sono accreditati alla nostra piattaforma informatica, 12 sono attualmente operativi, e altri si stanno organizzando per partire. Abbiamo erogato oltre 30 milioni di euro in questi primi 6 mesi di operatività, su durate prevalentemente lunghe, quasi il 70% è a 5 anni, il 23% a 7 anni, quindi vediamo che i Confidi stanno cercando una fonte di provvista insomma a medio lungo termine, probabilmente anche sfruttando l'attuale finestra molto positiva dell'andamento dei tassi di interesse. Ci chiedono quasi esclusivamente tasso fisso, il 95% dei nostri finanziamenti è stato richiesto a tasso fisso. E peraltro le condizioni sono omogenee per tutti i Confidi, noi con grande trasparenza le pubblichiamo 8 giorni prima della data di erogazione, quindi l'operatore fa una valutazione economica di convenienza e valuta se e quanto tirare. Abbiamo anche i primi dati, devo dire molto embrionali, forse statisticamente poco significativi, sugli utilizzi a valle, perché col meccanismo delle rendicontazioni abbiamo essenzialmente al momento un pezzettino delle rendicontazioni fino al primo trimestre, ancora non tutte, che però ci dicono appunto un taglio medio dei finanziamenti a valle di circa 65.000 euro, una durata prevalente per oltre l'80% su 5 anni, quindi una provvista comunque di medio-lungo termine, concentrata sul circolante, ma questo non ci sorprende in questa fase un po' legata alla crisi, quindi oltre il 70% circolante, circa il 30% per investimenti, e quindi insomma un meccanismo che sta partendo, sta crescendo mese per mese, riscontra interesse, quindi noi pensiamo possa partecipare a quel livello di diversificazione dell'offerta commerciale di cui si è parlato. Si vede anche, lo dico, poi penso il tempo sia tiranno e sia finito, anche aver attivato ulteriore forme di collaborazione. Ad esempio c'è una partnership recente con i Confidi per alimentare la nostra piattaforma informatica di acquisto dei bonus fiscali, per fare dei Confidi un po' una rete commerciale che in qualche modo con questa, alimentando quell'attività, può attivare ovviamente un elemento di margine commissionale di service rispetto al CDP, che ovviamente sulle piccole e medie imprese agisce sempre in via intermediata. Grazie Livio, molto interessante questo tuo intervento, perché insomma vede CDP svolgere veramente un ruolo, come dire, ordinatore di accompagnamento, quindi apertura di mercati, è veramente fondamentale come pivot per i Confidi che si stanno aprendo a queste nuove attività. Quindi grazie davvero per il tuo contributo. Veniamo adesso a Federica Ricci di Federfidi.
rappresenta anche Fedalfidi nel comitato tecnico di Assoconfidi. Con te Federica parliamo del fondo prevenzione usura. Dal tuo punto di vista, quali sono le maggiori novità su questo fronte? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. L'ultima legge di bilancio ha infatti introdotto importanti elementi di modernizzazione in questo strumento, direi che sono principalmente due: la probabilità di default per individuare le imprese a elevato rischio finanziario che quindi possono usufruire del fondo, quindi uno strumento, un criterio qualitativo, oggettivo, confrontabile anche, ma che a mio parere potrebbe poi essere integrato con altri elementi di soft information, quindi elementi di natura più qualitativa che sono poi il valore aggiunto che i Confidi potrebbero portare, quindi per arrivare a una migliore selezione delle imprese e quindi favorire l'inclusione finanziaria di questo segmento del mercato. L'altro elemento è quello del credito diretto, quindi la possibilità sia per i Confidi 106 che per i Confidi 112, o meglio alcuni Confidi 112 che rispondono a specifici requisiti, che possono erogare il credito diretto. Quindi in questo modo lo Stato introduce un nuovo strumento che va direttamente nella lotta contro il razionamento del credito. Come dicevo, i Confidi 112, quindi, che rispondono a specifici requisiti, vedono per la prima volta la possibilità di ampliare il proprio ambito operativo anche al credito diretto, quindi al di là della garanzia mutualistica, e quindi si instaura una correlazione positiva tra le competenze che queste strutture hanno e appunto l'ambito di operatività che viene riconosciuto loro. Federica, senti, nel tuo contributo scrivi cose che io condivido molto, voglio dire, sul rapporto relativo al fondo prevenzione usura e al fondo centrale di garanzia, il rapporto tra questi due strumenti di policy, che è, diciamo, un rapporto che andrebbe forse un po' meglio regolato. Cos'altro resta da fare in prospettiva, secondo te, per potenziare il fondo prevenzione usura? Io credo che ciò di cui ci sia necessità in questo momento sia una vera e propria riforma strutturale dello strumento, proprio per dare di nuovo vigore in un contesto di mercato come quello attuale, in cui il rischio usura sta crescendo enormemente, lo abbiamo visto anche dai contributi che hanno preceduto. E credo che la riforma che è stata posta in essere, questi primi elementi di modernizzazione, rappresentino un punto di partenza molto utile e molto interessante. Credo che alcuni elementi su cui si potrebbe riflettere dovrebbero in primo luogo riguardare la necessità di rimuovere i vincoli normativi che fino a questo momento hanno reso il fondo dell'usura di difficile accesso. Occorrerebbe poi anche, credo, potenziare la sinergia e l'integrazione con il fondo centrale di garanzia, che oggi rappresenta uno dei principali, o forse il principale strumento di sostegno pubblico per l'accesso al credito. E in particolare potrebbe essere meglio razionalizzato il criterio di accesso. L'avvicinamento già c'è stato con questa prima riforma, il fatto di utilizzare lo stesso criterio appunto di selezione delle imprese rappresentato dalla probabilità di default. Ritengo corretto e positivo che vi sia un'area di sovrapposizione come c'è in questo momento, un'area di sovrapposizione che forse potrebbe essere anche meglio strutturata in un prossimo futuro, proprio per appunto dare la possibilità ai Confidi, quali soggetti che selezionano le imprese, di dare spazio, insomma, di avere un minimo di discrezionalità nella selezione delle imprese. Grazie Federica, scusami se non vorrei tagliare nessuno, ma siamo un pochino in ritardo, quindi passerei a questo punto la parola a Claudio Dauria di Moderari, ben noto, diciamo, nel nostro mondo. Claudio, che ha anche un passato in Banca d'Italia, in vigilanza. Claudio, senti, diamo tutti per scontato che arriverà un'ondata di NPL che avrà ripercussioni ovviamente anche per i Confidi.
ma questo potrebbe poi depotenziare il loro contributo alla ripresa, no? Cosa possono fare per se stesso i confidi, diciamo, in questa prospettiva? Cosa può fare lo Stato per loro, visto che in passato su operazioni come le GACS non sono stati coinvolti? Però prima Silvio D'Amico apriva la porta, quindi, come dire, già questa è una buona notizia. Sì, allora grazie Salvatore, grazie a Prima Finanza che mi invita sempre, quindi sono ben contento di poter partecipare anche quest'anno. Sì, insomma, come dicevi tu, sappiamo tutti che ci aspettiamo un incremento, diciamo, non so se rapido, di NPL nel 2021 a seguito dell'impatto della regolamentazione. In particolare questa slide ha illustrato questi tre driver: la fine del trattamento prudenziale delle moratorie governative, che gradualmente andranno ad esaurirsi nel corso di questo anno solare, la nuova definizione di default che è entrata in vigore all'inizio del 2021 e che determina l'incremento dei default, diciamo, di qualità migliore, insomma sostanzialmente il passaggio da stage 2 a deteriorato, e il calendar provisioning, che non si applica ai intermediari finanziari ma si applica però alle banche, che impone degli stanziamenti, diciamo così, dei finanziamenti di conto economico per coprire gli accantonamenti a fronte delle posizioni deteriorate. Incremento degli NPL, diciamo, tutti gli analisti sono d'accordo su questo, ci si confronta, diciamo, su quelli che potranno essere gli ammontari, ma che ci sarà un incremento lo diamo per scontato. Qual è il ruolo dei confidi? Ma diciamo che gli NPL sono gestiti dalle banche tendenzialmente con tre modalità: una è la gestione interna, la seconda è la cessione pro soluto, quindi la cessione a dei soggetti esperti nel gestire appunto crediti deteriorati, e la terza sono le cartolarizzazioni. Il ruolo dei confidi ce l'abbiamo in tutte e tre le modalità sostanzialmente, nel senso che purtroppo per loro quando aumentano gli NPL, vengono ceduti, aumentano le escussioni, chiaramente questo determina degli impatti negativi sui conti economici dei confidi. E abbiamo visto, come ha illustrato molto bene Diego Bolognese nel suo primo intervento, che se vogliamo proprio l'elemento della qualità del credito, uno degli elementi, e non solo quella della qualità del credito, ma anche della redditività, sono gli elementi un pochino più critici, no, in questo momento, in questo periodo storico dei confidi, almeno quelli vigilati di cui abbiamo i dati. Quindi questo incremento potrà determinare delle problematiche di gestione anche per i confidi stessi. Il ruolo che possono svolgere si ha soprattutto, laddove ci dovesse essere un utilizzo importante, e speriamo anche in crescita, dello strumento delle cartolarizzazioni, perché naturalmente i confidi potrebbero ad esempio sottoscrivere delle tranche di cartolarizzazione, naturalmente non junior, ma di tipo mezzanine, e a quel punto, o di tipo senior, e a quel punto potrebbero beneficiare anche della garanzia statale, laddove fosse estesa anche a soggetti diversi dalle banche. E quindi vengo un pochino alla tua domanda, in questo senso lo Stato potrebbe aiutare non tanto il confidi, ma in quanto tale, ma lo smobilizzo dei crediti deteriorati attraverso l'estensione della garanzia statale anche a soggetti diversi dalle banche. Concludo velocemente dicendo che questa è sicuramente una sfida per tutto il sistema finanziario italiano, direi europeo, ma insomma concentriamoci sull'Italia, che purtroppo da questo punto di vista esce e stava uscendo anche abbastanza bene dalla crisi degli NPL di qualche anno fa, ma naturalmente la crisi pandemica determinerà appunto un nuovo innalzamento di questi crediti deteriorati. Occorrerà quindi l'effettiva attivazione di tutte le risorse disponibili, quindi non solo le banche ma anche i soggetti garanti come appunto i confidi, e laddove possibile e auspicabile anche dello Stato, che
potrebbe in qualche modo incentivare lo smobilizzo di questi crediti. Ottimo, grazie. Adesso affido il microfono per le conclusioni a Marco Nicolai, che ha un curriculum molto lungo. Io mi limito a dire che per me è il massimo esperto in Italia di finanza agevolata, quindi Marco, su questa sessione insomma ci dirai un po' di cose. Grazie. Grazie, grazie a voi tutti, grazie alla Camera di Commercio Torino, Torino Finanza. Penso che sia prezioso il lavoro svolto non soltanto per la ricchezza dei contenuti, ma anche per la continuità nel tempo che ci offre, insomma, delle serie storiche che possono alimentare una serie di riflessioni puntuali su questo mondo. Proprio perché è ricco, non mi permetterai di fare una sintesi, si rischia di essere di fronte a una dimensione così eclettica e ricca di contributi, di essere semplicistico, e sarebbe irriverente per il grosso lavoro che è stato fatto, che ho visto nel capitolo che mi hai anticipato e che ha sacrificato nei minuti gli interventi di tutti. Quindi mi limiterò a dire cosa mi ha colpito, più che avere la presunzione di una sintesi. Sicuramente è emerso, guardando i dati di Nicola Bonfiglio, che ci ha potuto rappresentare in modo sintetico, ma che emergono anche nel rapporto, che i confidi, innanzitutto, prima di domandarci cosa potrebbero fare e cosa devono fare, cioè far bene il loro lavoro. Cioè la differenza delle dinamiche dei confidi sul Fondo Centrale di Garanzia rispetto ai confidi non sul Fondo Centrale di Garanzia evidenzia questo aspetto. Chi sa selezionare bene i propri prenditori e sa gestire bene la propria clientela, torto collo, pone le condizioni per cui sia utile ricorrere al Confidi e non per le banche a una garanzia diretta, bypassando questa opportunità. Quindi naturalmente le soluzioni che sono state rappresentate, come il Credit Scoring di Fidi Nord-Est, che permettono di informatizzare, rendere quindi efficace e solida la valutazione, ma anche trasferibile, poco onerosa al sistema bancario, sono condizioni ottimali. Mi domando perché non ci ha pensato il policy maker a queste soluzioni, perché deve essere sempre un operatore di sistema che fa da, diciamo, da apripista, quando nei sistemi anglosassoni, quando si strutturano interventi innovativi, si compone nel mix di supporto dello Stato non soltanto la commodity denaro, ma anche la commodity know-how e supporto per questo, tools, sistemi di assistenza alla messa a punto dello strumento. Quindi, ma mi ha colpito molto il tema della accountability, perché non voglio entrare nel merito della regolamentazione, ci sono esponenti più autorevoli di me, limitandomi al ruolo dello Stato come, diciamo, erogatore di risorse, quindi regimi di aiuto a supporto del sistema. Sicuramente la accountability questa trasparenza è un presupposto per un'allocazione efficiente delle risorse. Lo Stato deve scegliere dove metterle, e i confidi possono essere, in base alle evidenze delle loro performance, delle loro capability, i soggetti privilegiati per erogare o non discriminati rispetto ad altri per erogare queste risorse. E ho visto che ci sono diverse interpretazioni, dal microcredito a Brancati, che stimo molto, con questo approccio schumpeteriano su alcuni target specifici. Io sono per lo Stato sussidiario. Non credo in modelli top-down, né strutturati da un policy maker, né strutturati da una ristrutturazione tecnica. Gli operatori vanno guardati, e per questo il vostro lavoro è prezioso, per come operano, le vocazioni che sul campo sperimentano e valorizzati in questo percorso. Quello che sanno fare ed esprimono. Naturalmente ci sarà qualcuno che è meglio degli altri, che fa da best performer, e gli altri seguiranno. Per cui un approccio, più che pensare a che ruoli specifici vogliamo ritagliare per i confidi, dobbiamo in qualche modo lasciare lo spazio perché si possano esprimere, nei limiti ovviamente della regolamentazione di vigilanza prudenziale. E quindi questa fotografia era molto preziosa. Per quanto riguarda il Fondo Centrale di Garanzia, ho visto con interesse i dati di Silvia Ricci. Mi fa molto molto piacere che ci sia stata questa apertura nel secondo ciclo di programmazione alle sezioni del Fondo Centrale di Garanzia. Non ho mai capito perché questo non potesse trovare un'adesione spontaneamente più entusiasta già dall'inizio,
Peraltro, questo non è assolutamente ostativo a livelli di personalizzazione del design di un regime d'aiuto che una regione volesse fare per adattarlo a caratteristiche particolari del proprio territorio, quindi non è penalizzante su questo fronte, soltanto la stupidità di replicare costi e anche tutti gli errori senza neanche fruire della possibilità di aver avuto la messa a scala di uno strumento è totalmente inconcepibile. Quindi mi ha fatto molto piacere che questi dati ci siano, mi auguro che nella prossima programmazione questo trovi ancora più soddisfazione. Nello stesso segno leggo l'iniziativa di CDP, molto, molto interessante, mette una provvista, diciamo, competitiva a favore dei confidi, mi sembra molto ordinata anche come approccio, sensata nella progressione. Anche in questo caso penso che le amministrazioni regionali, ma anche lo Stato centrale, potrebbero aggiungere, arricchire questa proposta tipicamente finanziaria con soluzioni di mix finance, quindi con anche regimi di aiuto, per adeguarla a quelle che possono essere targettizzazioni dell'intervento che vogliono. Non dico non solo la regione, sicuramente noi oggi puntiamo sempre un occhio alle regioni. Onestamente questa presbitia c'è anche nello Stato centrale, cioè ovviamente nel governo. Io ho sentito le cifre rappresentate oggi e sono allibito dell'intervento, faccio solo un esempio che connota questa presbitia, dell'intervento di supporto all'internazionalizzazione fatto con Simest, dove sono state budgetizzati miliardi di euro soltanto per l'intervento patrimonializzazione, dove si regalavano risorse finanziarie da mettere a patrimonio, perché non c'era alcun requisito di performance, se non dimostrare che tu esportavi il 30% prima e ti davano sostanzialmente il 40% fino a un massimo del 40% del tuo patrimonio, cioè del tuo patrimonio netto. Allucinante, con una quota quasi al 50%, 40% a fondo perduto. Soltanto per il deliberato a fine anno sono stati deliberati 756 milioni solo, e la maggior parte sarà deliberata nel corso del 2021, perché nel prossimo trimestre. Stiamo parlando di cifre enormi, enormi, e ovviamente ho visto prenditori che non avevano alcuna esigenza di queste risorse finanziarie. Allora, questa presbitia che c'è sul livello regionale, mi spiace dirlo, ma c'è anche a livello centrale. Il fondo prevenzione usura è interessante, e ovviamente non sono un esperto di questo target, penso che un'apertura come le modifiche tempestive che ci sono state fosse importante. Mi domando, però lo lascio a chi apprezzo governa il fondo centrale, visto che ha sempre viaggiato sganciato dal fondo centrale, l'ipotesi appunto che è stata anche sottolineata di arrivare anche a una ponderazione zero, soprattutto su un profilo di prenditore che è molto più rischioso di altri profili, se vogliamo che anche i confidi possano fare la loro parte agganciandoci a questo livello di canale erogativo. L'ultima battuta sugli NPL. Io, di fronte anche ai numeri che sono stati egregiamente rappresentati nella prima sessione, è un tema che dobbiamo porci, è un tema importante. Dauria ce lo ha di nuovo sottolineato e anche circoscritto in quelle che possono essere le possibilità d'uscita. Ecco, un governo, finanza agevolata non vuol dire soltanto valorizzare i best performance che danno supporto a politiche industriali e non solo finanziarie, ma vuol dire anche non discriminare alcuni soggetti. Ecco, sicuramente escludere dall'ipotesi delle GACS o da soluzioni per una way out da una crisi NPL i confidi sarebbe assurdo. Grazie. Grazie a te, Marco.